a tutti cari amici di The Abusive Game. Amici, ma soprattutto amiche di WWE 2K19 di The Abusive Game. E sorelle degli amici e delle amiche di The Abusive Game e di 2K19. Qui è l'artefice Jack in Lo compagnia. specialista Michel. L'eremita Peppino. E vi diamo il benvenuto in questo primo JMP dietro noi 2.0 dell'anno. Bene. Attenzione. Ragazzi, prestate attenzione perché Bada ben, bada bene. il titolo noi, Bada ben, bada ben, bada ben. edizione 2019, avrà qualche modifica. Prima di tutto, Io i ci tengo a commenti. precisare tutto per non far vincere me. Hanno visto che il più forte sta qui e devono far di tutto per non farmi più arrivare in testa. Ok, va Bene. bene. Prima di tutto, ragazzi, i commenti vostri li andremo a scegliere tramite un sito che pesca, sorteggia Sì, un commento random sotto appunto il video. In poche parole li andranno a scegliere loro due senza di me Non è e vero, non è sceglieranno vero quelli perché che ce l'hai qui davanti agli occhi, questo è il sito. YouTube Ah, non Random abbiamo nulla a Comment cosa. Ma Picker. lo sto L'abbiamo spiegando, appena ma tu senti quando detto. parlo. No, le cuffie. Ma pure avendolo detto 3 minuti fa, eh? Ma è incredibile, è Ah, incredibile. ok, ma mi piaceva tanto l'ultima. Quindi, ragazzi, i commenti estratti sono quelli sotto il video di Eddie Guerrero Guerrero e Rey Rey Mysterio Mysterio contro contro Edge e Edge Christian. Quindi, Christian. ragazzi, se volete, e magari voi non avete ancora, se qualcuno di voi non ha ancora commentato il match, potete andare sotto quel video lì e commentarlo, perché noi Ecco, perché adesso non estrarremo. c'è più il limite dei primi 250 commenti. Voi potete farlo fino a che Quindi finiscono i basta 3 mesi. ritagliare, Hai basta rotolare. visto come ti abbiamo fatto diventare più Abbiamo, semplice la no, vita? e abbiamo ovviamente, rovinato. un secondo, un secondo, e ovviamente, ragazzi, non potete commentare, fare più di un commento, eh? Ragazzi, Solo uno, anche perché poi esce qui nel sito, me lo dice se sono stati fatti dei abbiamo commenti. rovinato un'icona del nostro canale, perché l'urna era, cioè l'urna dei Così però commenti, diamo la. ragazzi. Così però diamo la possibilità a chi magari non è riuscito a commentare in Ma no, tempo ma non di piace sta cosa. commentare ancora. Poi Però senza urna, senza boh. Era vogliamo divertente. già dire l'altra modifica? Sì, dai. Allora, l'anno scorso c'erano 5 opportunità o 6, non ricordo. Quest'anno, Quest'anno ragazzi, neanche ce ne le sono 7 o 8. 8, no, no, erano troppo 12, poche. 13, No! no. Ce ne saranno ben 17. Ulala! 17 opportunità. A questo punto mettiamo anche Nia Jax, vieni qua. Di queste 17 ci sono 6 opportunità che vengono chiamate carte elemento, ma questo lo scopriremo man E le mano. altre? Le altre 11 sono opportunità. Ah, che differenza c'è tra l'una e Tra l'altra? queste 11, lo scopriremo man mano giocheremo. Non lo dico Sì, adesso, no, ma altrimenti faccio perché confusione. differenza c'è tra le carte e l'opportunità? Te l'ho Lo appena detto che scopriremo man scopriremo. mano giocheremo. Forse vuoi richiedermi un'altra volta, io ti rispondo ancora. Volevo sapere, no, la differenza tra carte e opportunità e E carte. anche in questo caso non estrarremo più le palline dall'ovetto Basta urla, Kinder. abbiamo Un secondo, stavo tolto tutto. dicendo che tra queste 11 opportunità ci sono ancora le 5 vecchie, si aggiungono quelle Più vecchie, altre alcune vengono 9. modificate, ma comunque rimangono. E stavi dicendo, Tra le Michel? non ci sarà neanche in questo caso l'estrazione del bussolotto. Capirete adesso il perché. Tra le carte che rimangono, c'è sicuramente, toh, mi viene il primo esempio a caso che mi viene è Gamer. Esatto, Ma come perché ha detto tra le carte? Vedete? Non ha detto tra le pallottoline, ma tra le carte, eccole qua. Praticamente Sono proprio le delle opportunità sono carte. diventate delle Di carte. uno spessore incredibilmente elevato. Non sono carte, sono piastrelle. Potevamo chiamarle piastrelle. Con queste 16 ci tappezzi il bagno. Gamer, se vuoi anche Questo leggere. è un esempio di una delle 17 Ma comunque, opportunità. ragazzi, sono veramente bellissime. No, falla Noi rivedere un le attimo abbiamo e viste. ringraziamo chi ha fatto questo capolavoro, perché Esatto. sono tutte disegnate, ragazzi, a
a mano da un nostro amico. Allora, noi non ve le facciamo vedere tutte, ve ne facciamo vedere una. Noi le abbiamo viste tutte e 16, sono meravigliose. Spettacolari. Voi le vedrete man mano che verrà estratta appunto una di queste opportunità. Esatto. Però ringraziamo chi le ha fatte. Ringraziamo Francesco Brigoli che ha disegnato tutte le 17 le carte. E che è anche l'autore delle nostre magliette, tanto per dirne una. E lo ricorderemo ogni volta che estrarremo una di queste carte. Ed è anche l'autore dell'immagine della nostra copertina di YouTube. Esatto. Sì, tra le altre cose. Sì, sì. Quindi è un grafico eccezionale questo ragazzo. Oltre a questo, volevo dire che come l'anno scorso facevamo, che quando estraevamo un'opportunità, la mettevamo accanto. Questa volta, dato che le opportunità sono tante, la metteremo accanto per due giri, nel senso che una volta utilizzata rimane lì e anche quella dopo rimane lì. Beh, c'è il rischio di avere due volte lo stesso quando ne abbiamo 16 da fare, 17. Rimarranno ferme quindi due carte alla volta. Io avevo una domanda da fare, no? Qual è la differenza tra le carte gamer, opportunità e le carte oggetto? Carte elemento. Elemento. Te lo spiego man mano registreremo i dito noi 2.0. Ma deve restare ancora di tanto la signora. Ma non quindi, fatta quando l'abbiamo scoperta. Dopo questo, ragazzi, andiamo a estrarre il commento fortunato che è di che bello, Umberto Cannone, ragazzi. Cioè, neanche a farlo apposta. Però qui mi dà che ha commentato due volte. Poi probabilmente non sarà stato un commento di un match, ma sarà stato magari un complimento. Lui di solito è abituato Umberto, a fare... caro direttore, vedi? Poi ce lo spiegherà. Ce lo spiegherà. Della nuova era, New Age, tutta elettronicizzata. Ce lo vuole leggere Michel questo Lo leggerò subito, volevo Sono salutare... contento però che esca volevo Umberto Cannone salutare Umberto Cannone che abbiamo visto essere diventato VIP in quanto facente parte della trasmissione di Paolo Bonolis, avanti un altro, Six Man Elimination Chamber, anche se Umberto probabilmente avresti dovuto scrivere Six Woman, tra Asuka, Bayley, Sasha Banks, Charlotte Flair, Stephanie McMahon, la mia lottatrice preferita di tutti i tempi, Becky Lynch, per il Woman Championship del 98-10. Se nel gioco si può mettere la struttura vecchia, scelgo quella, invece di quella nuova delle ultime edizioni del pay-per-view. Chiaramente se non si può mettere non fa niente. Così ha deciso il vostro direttore delle operazioni. Bravissimo Umberto, preciso, dettagliato, e poi hai ricordato anche la tua preferita Becky Lynch, spero tu sia contento del risultato da lei ottenuto. Esatto, noi non parleremo, non abbiamo ancora parlato e non parleremo della Rumble, esatto, perché magari qualcuno non si è ancora accorto e nel caso lo invito ad andare a guardare. Ieri. Noi abbiamo deciso di fare, differentemente dagli altri anni, un video il martedì esclusivamente per il commento e la recensione del pay per view. Quindi avete gli abusi totalmente rinnovati da quest'anno. Abbiamo cominciato col video di ieri c'è la nostra recensione della Royal Rumble, se ve la siete persa andate a guardarla immediatamente, che secondo me è bellissima, è fatta bene, ci sono anche le reaction, in modo da dedicare il mercoledì completamente al titolo a noi, esatto, senza perdere tempo commentando e comunque arrivando molto tardi di mercoledì, commentando la... facendo la recensione del pay per view e dedicandoci esclusivamente alla visione del match scelto dai nostri amici e parlando comunque di wrestling del più del meno come al solito. Quindi ricordatevi che da adesso, da quest'anno, dovete guardare, se volete vedere le recensioni del pay per view, saranno subito il giorno dopo, il martedì, quindi. Il giorno dopo che l'abbiamo visto noi naturalmente. Esce in Italia. Quindi martedì segnatevelo che sarà il giorno dedicato alla recensione. Poi mercoledì sarà questo, ditelo a noi. Vi invito. Io cercherò di mandarlo il prima possibile perché ovviamente... Io vi invito a seguire comunque anche il nuovo ditelo a noi 2.0 perché le 17 carte sono un bijou. E poi io non ho ancora capito, ma la differenza tra le carte oggetto... Te lo spiegheremo. Carte... Poi sbagli anche il nome perché è carta elemento. Ah, vabbè. No. Sai che prima che imparerà abbiamo finito il 2019. Sì, esatto. Quindi? Allora, poi ho selezionato tutte e sei le superstars. Poi Cannone voleva... quella vecchia li voleva, giusto? Sì. Sì. Se ci puoi mettere la struttura vecchia, scelgo quella. Questa allora, sì. Fatto.
il titolo, forse quello non l'abbiamo però. Che titolo? Femminile, sì. Qui accettiamo, va bene così, giusto? Sì. Slancio, magari facciamo male che abbiamo parlato tanto. E anche perché alle 1.40 ci sono 6 atlete. O veloce, dai, facciamo veloce stavolta, ma ragazzi, oh, perdonateci, ma sono 20 alle 2 io sto dormendo, del mattino. Il titolo lo mettiamo dopo, adesso però ragazzi dobbiamo estrarre colui che inizia per primo e per secondo a pronosticare. Ah, si estrae ancora quello? Ah, non è tutto così elettronico. Vabbè, si estrae ancora, ma tanto è inutile perché sei tu il primo a pronosticare. Come lo estrai? Sotto il tuo sedere c'è lui. Ah, non lo estrai da lì elettronico, ancora alla vecchia maniera proprio. Dovevamo mantenere fede, dovevamo tenere qualcosa all'antico. Tenga, Pep. Scusate. Dai. Tanto mi piace... a dire la verità, ci sono dentro delle mini carte. Ci sono più dei bossoli. No. Sono i bossoli. Chissà se il 2018, se il 2019 premierà ancora lui. Che schifo. Andiamo a vedere? Sì, 2. Sì, sicuramente a me non cambia la vita. 3. Io 2. Ma ci lascio aprire a lui. Sono l'uno? No, sono il 2, Cristo! Signori! Alla questo, vecchia maniera non ha problemi. Questo non cambierà mai. Alla vecchia maniera, vedete, inutile, che a estrarre col modo manuale è tutto molto più... Vado per primo. Vedi che col modo manuale lui riesce ancora a fregarci. Rispiegami le, qua i voti. Charlotte Flair è quotata 3 punti classifica. Vabbè. Stephanie McMahon... Stephanie. No, scusate, ho sbagliato. Charlotte Flair quotato 1 punto classifica, Stephanie McMahon 3 punti classifica e le restanti 2 punti classifica. Quante posso fare? Una? Se c'era un'opportunità, non c'è ancora un'opportunità. No, c'è tempo nei prossimi video. Caccia la miseria. Entrate ovviamente sono casuali. Stephanie, mi spiace non aver scelto Becky, ma è Stephanie. Io dico... Asca! Io punto in alto ai 3 punti. Chi va piano va sano, va lontano, Charlotte. Ok, io intanto inserisco il titolo. Che non so se abbiamo. Ah, eccolo qua. Bello. Prontissimi per iniziare il primo JMP di Tonoi 2.0 del 2019. Ragazzi, fateci sapere anche cosa ne pensate di questi cambiamenti. Secondo me vi piacerà appena conoscerete tutte le carte. Vi innamorerete delle carte? Quelle piastrelle, scusate. Elemento e quelle opportunità. Esatto. Che differenza c'è tra le due? Avrai modo di scoprirlo nei vari video dell'anno. Bene. Io andrò avanti a chiedervelo anche nei vari video più avanti. Perché... Ah, questa qui forse è una delle poche, no, forse è l'unica che ha tenuto lo stesso nome, eh. Le altre... È vero, perché anche i nomi sono tutti in programma. Edizione limitata, tiratura limitata, ce ne sono poche in giro di queste. Potremmo iniziare a venderle comunque, fare diciamo in scatola. Abbiamo attinto... Magari alla fine dell'anno possiamo venderle. Sì. Abbiamo attinto a piene mani nelle nostre menti per inventare dei nomi per queste carte. Quindi Belli non è la prima ad iniziare, ma nessuno di noi l'ha pronosticata. Quindi nel frattempo che ci sono le entrate, non ricordiamo. È la prima iniziare, la prima è entrare nel... Ricordiamo, martedì recensione del pay per view degli Abusi, mercoledì di Tronoi 2.0 con tutte le nuove piastrelle. Asca. Questa settimana abbiamo anche il sabato e la domenica? Sì. Con? Con Battlefield, ragazzi, finiamo l'avventura Battlefield. Non questo weekend, ovviamente, saranno ancora, secondo me, un... 3 weekend compreso questo. Cazzarola, non e poi e poi vedremo cosa fare. Vedremo cosa fare. SmackDown vs Raw 2007. Lo avevamo iniziato. Non può partire subito. Ma non c'ha particolarmente entusiasmo. No, come storyline e tutto mi ha anche entusiasmato. Il problema. Però io so che a voi ragazzi, voi vorreste una cosa. Io so che voi vorreste quella cosa. Io vorrei una cosa. Quella cosa so là. Che tutti voi vorreste quella cosa, e magari se insistete, chi lo sa. Perché scusa, hai detto che la tua inizia per prima? Perché le altre sono già entrate nelle gabbie, le ultime che entrano sono quelle che lottano. Stefania è l'ultima a entrare. Ah, non è ancora entrata Stefania. Fa sapere che è l'ultima a entrare.
Ma perché? Poteva, tutte? Deve essere al posto della bossa adesso. No, meno male. No, meno male che un po' di sfiga anche a te. Meno male. Quindi, comunque, a te che... comunque hai meno male, rischiata. L'hai rischiata. Nel 2019 potrebbe anche perdere quest'uomo. L'hai tanto. Rischiata, le butta a rischiare così. Ma mi rifarò con le carte nuove. Stavo dicendo riguardo a SmackDown vs. Raw 2007 che come modalità mi piace anche soprattutto la nostra casetta di legno. La nostra cottage è uscita veramente bene. La lacuna di, di questo la gioco matata. La lacuna blu. No, la lacuna matata. No, come si può dire, il punto debole di questo gioco che è SmackDown Vs. Raw 2007 sono i comandi. È veramente difficile giocare e la vedo dura. Cioè, la vedo dura io giocare. Immaginatevi Michel e Peppino. Vabbè, io faccio come al mio solito e vinco. E io ti seguo a ruota. No, proprio. Ma credo che sia talmente difficile che non funzioni anche come al solito. Però io so che a voi volete una cosa, vi piacerebbe averla lì tutta bella da guardare. Soffia e guarda. E magari chissà, se continuate a chiedere. Ah. Chiedete e vi sarà dato, eh. Ah. Chi lo sa? Chi lo sa? Ma ogni quanti secondi si aprono 90? Ma dipende se devono fare dei teatrini o meno. Dipende se c'è Elias che canta o Monkey Flip di Stephanie McMahon. Monkey Flip di Stephanie McMahon, che è una variante della... Comunque, visto che abbiamo Suzy Katana, abbiamo sia Asuka, sia Becky Lynch, sia Charlotte, non abbiamo Ronda Rousey, non abbiamo purtroppo ancora visto Nerone SmackDown, secondo voi Becky alla fine ha scelto di sfidare Ronda? Secondo me sì. Anche secondo me. E Charlotte va per il titolo di SmackDown con Asuka. E poi ragazzi, c'è da dire un'altra cosa importantissima, ma veramente veramente importante. Bayley, che i miei due amici qui si sono totalmente dimenticati. È una cosa veramente importante che andrebbe anche fatta. Ovvero inizia con la A. Oh, è vero, ragazzi. Ausimania. Ah, dobbiamo iniziare la Road to Ausimania. Oh mio Dio. Ci sarebbe la Road to Ausimania da fare. Che tanta roba. Mamma, loro. Ci sarebbe la Road to Ausimania da fare. Quindi mi vuoi dire che questo weekend devo preparare la card? La card. Nel caso la preparo, mi metto lì, mi impegno un paio d'ore. Fammi guardare almeno Raw e SmackDown. Settimana prossima, scenetta. Il problema è che dobbiamo tagliare un po' di cose se vogliamo fare Abusive Mania. Non posso mandare tutto di tutto. Mi è un po' impossibile. Attenzione Stephanie, tenta lo schieramento su Sasha, mamma mia. Quasi tre. Arbitro Steve Harker. Quindi magari pensiamoci un attimo, per Abusive Mania. Magari possiamo fare la scenetta e fare scegliere la card. Preferisco fare poche cose ma fatte bene che tante fatte male. Però la scenetta è un must di questo la canale. La scenetta sì, lo so che è un must. Si può fare la scenetta e scegliere la card, fine. E poi basta. Terza entrare. Vediamo se è la mia. È già la terza entrata e non o è quella di Michelle. Eliminata. Non è la mia, non è la mia. Ancora, vai così. Ancora nessuna eliminata, Vai così. Quantomeno l'anno inizia che io e te entriamo per ultimi. È già una cosa positiva. Porca miseria, se... Magari quando entreremo io e te, quella di Peppino sarà già stata eliminata. Ma direi di anche di no. Cioè, guarda che si vince Stefani è veramente l'apoteosi, No, se vince Stefani è inutile far vedere tutte le carte qua. Uno, diamogli già la vittoria. Ho schierato Sasha, ragazzi. E io mi prendo l'opportunità, perché poi c'è da capire la differenza tra la carta opportunità e la carta elemento. Che spiegheremo quando spiegheremo, non lo spiegano. Ah, no! Sì!
No, no, è no, 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 forse no. No. Vediamo se esce o no. No, non esce. Ah! Sì, come godo, vai Steph. Calmi, calmi. Vai Steph, l'amorosa di chi Steph? Vedi, però non ha partecipato lei, non ha partecipato neanche lui. Vabbè. Snapmare di Becky Lynch. Rivoluzione femminile, abbiamo visto in quella della Royal Rumble veramente il pubblico invisibilio per Becky. Abbiamo visto che nell'ultima puntata di Raw di questa settimana sono iniziate le eliminatorie per decretare quelle che poi saranno le future campionesse di coppia. Quindi la WWE punta davvero tanto sulle women, perché guai a chiamarle, guai a chiamarle divas. Meo te. Nice. Ma qui purtroppo io... Ma ha detto Naomi. Naomi. No. Qui c'è stata soltanto un'eliminazione, potrebbero essercene un altro paio prima del mio ingresso. No, è Stefani che non doveva essere già eliminato da un pezzo. Non capisco cosa stia facendo. Facendo la parte di Fandango. Stefani è la bossa. Stefani è raccomandata in questo gioco, quindi è chiaro che vincerà. È di famiglia. E comunque è uscito Elimination Chamber e è il prossimo pay per view. Esattamente. Cioè, guarda caso. Vedi Umberto, tu lo sapevi. Quindi Becky Lynch sfida Becky che schiena Stefani, solo conto di uno, ragazzi. Quindi Becky Lynch probabilmente, secondo noi, sfiderà Ronda Rousey. Rimane Asuka con il titolo. Faranno un Elimination Chamber per decretare probabilmente la prima sfidante a Asuka. E in questo Elimination Chamber metteranno sia le superstar di Raw e SmackDown. Questa o metteranno una, solo questa è una bella domanda. Attenzione Stefani. E vai via. E Stefani a casa. Ci siamo tolti. Cazza. Grande Becky. Però la mia Asuka sta facendo male. Male sta facendo. È una domanda alla quale ancora non so rispondere. Se sarà mono brand l'Elimination Chamber vero. Vedo che comunque hanno messo anche la porta automatica, hai visto? Non si apre senza arbitro. Ed è il momento di Charlotte. Quindi Pepino non può più vincere. Io e Jack siamo sul ring. Mentre Becky sta disarmando. Anche voi vincerete. Faremo questa prima tappa. L'importante è che non vinca tu. Ed è già un passo avanti per l'umanità. E comunque mi porto avanti. Ci sarà un Elimination Chamber con tutte le superstar, credo che Charlotte ne farà parte. E credo tutte, no, nel senso sia di Raw che SmackDown. Saranno 6 le mie, tutte saranno 3 di Raw e 3 di SmackDown. Asuka si salva. E quindi presumo sia lei la vincitrice dell'Elimination Chamber e andrà poi a sfidare WrestleMania Asuka. Secondo me non ha senso mettere tutte a fare, perché se quelle di Raw sono già... Allora, se a Raw arriva Becky Lynch e sfida Ronda, non ha senso che vadano quelle di Raw. Esatto. Devono andare quelle di SmackDown. Beh, però... Perché il match... Se è come il Royal Rumble match, puoi sfidare sia la campionessa di Raw... Sì, ma una volta che hai sfidato l'altro rimane libero, deve essere solo quello. E se invece vince una di Raw o comunque SmackDown e decide di affrontare Ronda, potrebbe diventare un triple threat. Però non so se si può così, cioè tu puoi scegliere la tua avversaria quando vinci la Royal Rumble. Non so perché, ma mi viene in mente la GM Mode quando feci l'Elimination Chamber e ogni roster aveva due wrestler. È sempre stata che attenzione, la scelta sarà quello che vince la Royal Rumble. Ah, era bene, ok. La scelta ce l'ha chi vince la Royal Rumble.
e chi vince il chamber va contro l'altro che rimane libero. O semplicemente partecipa Asuka al chamber e c'è il titolo in palio, fine. Fine della storia. E in quel di Raw... eliminata anche Bayley. E in quel di Raw non ci sarà nessun chamber match. Quindi rimangono la mia, la tua e la preferita di Umberto Cannone. E allora vincerà ancora il nostro direttore. Ma te lo auguro, Umberto. L'importante è che non abbia vinto lui. Poi può succedere qualche succede. Umberto, preparati che vince ancora la nostra Becky. Comunque è probabile che succeda il De Ogni. Umberto, ti faccio notare che lui ha detto la nostra Becky e non l'ha neanche pronosticata vincitrice della Rumble. Ma no, ma perché mi hanno fatto gol ai tre punti? No, la Rumble, quella vera. Ah! No, vabbè, ma nessuno l'ha pronosticata. Volevo pronosticarla, è che poi... Non so come mai mi è venuto da dire bene. No, perché non c'era in teoria. Perché non doveva partecipare. Sì, però io avevo già fatto la mia teoria che non era nei partecipanti, però perdeva di qua e si infilava nella Rumble e la vinceva. Ma anch'io avevo quella mezza idea, però poi sono andato un po' col cuore e non con il ragionamento. Beh, noi abbiamo detto Charlotte, tutto sommato ha praticamente vinto, se non ci fosse stata Becky che non doveva partecipare. Se Lana fosse stata in grado di entrare nel ring, vinceva Lana, ma è giustamente la stessa cosa, no? Ah, beh. Frattempo, Charlotte e Asuka si allenano. Stiamo coalizzando contro Umberto. DDT. Basta, la nostra coesione è già finita. E adesso tu mi farai cedere. Sottomissione, attenzione. Una variante della Tsuji Katame. Sta sempre bene, anche se è un STF. Anche se non ha senso, però come frase è proprio bella da dire. Eh sì, qual era l'altra? Ieri sono andato in posta, ho fatto una variante della Tsuji Katame alla per postino. Passare prima. Qual era l'altra? Là? Di solito la variante la si fa quando si fa a tangenziale. C'è la variante della Susi. Variante Ascari che c'è anche nel Gran Premio di Monza. Attenzione, Spear di Charlotte. Potrebbe tentare lo schienamento. Vediamo se non cincischia. E infatti va subito lo schienamento. Uno, due, no. Caro Umberto, resisti. Salva Umberto. Resisti pur di non far vincere loro due. Devi rimanere dentro, Umberto. No, fai il bravo, Umberto, così. Dai, che svegliamo il prima possibile l'opportunità. Già sei stato scelto, non è che puoi pretendere anche di vincere. No. Umberto, tieni duro, falla vincere Becky, perché così ripartiamo da zero la prossima volta. Di nuovo schienamento. Asuka su uno, Charlotte. Due. Ciao. Quindi o i punti vanno a me o rimaniamo tutti a zero, ragazzi. Bene. Come esordio non è male, eh? Dai Asuka. Quindi rimaniamo tutti a zero. Non te ho mai tifato così tanto. Umberto Cannone. E quindi, se vince Becky, veramente non ho parole. No, Disarmer. Il match femminile. No, Umberto! Disarmer di Becky su Asuka. Guardiamo se la giapponese accede. No! Ha una buona resistenza. Sì, grande Asuka, ha avuto una buona resistenza. Ho avuto paura, però continua a inferire danni. Però è messa male Asuka. Dai, riprenditi Asuka, no schienamento. E va per lo schienamento, no, Becky. Schienamento. Dai Umberto. Uno, due, sì. Solo due. Solo contro i due. Indomita l'imperatrice del domani. Grande Asuka. No, bloccato il pugno. Però anche lei reagisce bene. Colpo d'avambraccio. Questa Becky che vuole omaggiare con la Tyra Bam Bam Bigolo. Queste fiammelle. Ci siamo. Attenzione, Asuka. Potrebbe chiudere. Uno, perché l'arbitro due, porta l'allentatore? E tre! I primi due punti, ragazzi, vanno a me. Peccato, ecco, Umberto. Primi due punti. E quindi sappiamo già che lui fa due punti e si fermerà lì per tutto il resto del torneo. Cioè, saranno gli unici tuoi punti. Cioè, è l'unico momento dell'anno in cui sei in testa a questa... Esatto.
parte bene, parte bene. Adesso dietro noi 2.0. Secondo posto, eri lì tutto, e l'ultima sera ti sei fatto fregare. No, no, bello, il contrario. Sono sempre stato ultimo e l'ultima sera sei arrivato secondo. No, non è lui che ti ha fregato. No, il contrario. Quindi, ragazzi, per oggi è tutto. Vi ricordo come sempre di lasciare un voto a questo video, un commento e di iscrivervi al canale sempre se vi va, se non l'avete ancora fatto. Oltre a ricordarvi la recensione del Royal Rumble nel video di ieri, io tengo a precisarvi che quest'anno cercheremo di tenere attivi il più possibile i nostri social, che si mantengono Telegram, Instagram, Facebook e Twitter. Pubblicheremo tutte le notizie che pubblichiamo, le pubblichiamo su tutti e quattro i social. Io vi ricordo di mantenere vivo il wrestling italiano, quindi dovunque siate voi in Italia cercatevi le vostre federazioni più vicine. Qua in Lombardia, che noi conosciamo, ce ne sono ben tre: la Rising Sun, la MWE e la nostra FCV, e sono qui nella zona Milano, Bergamo, poi ce ne sono altre, c'è a Torino, c'è la Bullfight, c'è la Viva, la Wiwa. Fanno male, qualcuno. Fanno male. Cioè, sono, ma che differenza c'è tra le carte? Vabbè. Va bene, te lo spiego subito. Niente. Lo scopriremo più solo avanti, vivendo, quando magari uno estrarrà appunto una carta elemento. E per oggi è tutto. Dall'artefice Jack. Lo specialista Michel. Dall'elemento Peppino. Alla prossima. Ciao belli. Ciao Naya.